Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Nella puntata di oggi parleremo di nuove modalità di affrontare la realtà, modalità ad importante impatto sociale. Infatti nella prima parte del nostro appuntamento torneremo ad esplorare quello stile di vita che è attento alla nostra salute ma anche attento al rispetto dell'ambiente. Nella seconda parte poi andremo a scoprire se ci sono e quali sono i nuovi ausili tecnologici per dare un sostegno alle persone che hanno difficoltà uditive, ma ne parleremo tra poco. Iniziamo subito ad indagare allora quello stile di vita che ci può far star meglio insieme a Giorgio Sprefico, direttore di Euroverde Bio. Buonasera e benvenuto. Buonasera Alessandra, grazie. Allora, questo stile di vita di cui parlo è uno stile di vita bio, quindi che riguarda la natura ma che riguarda il nostro benessere, diciamo in armonia. Abbiamo già iniziato a scoprire il nostro salotto scoprendo che principalmente si parla di alimentazione. Vediamo subito se è vero. L'alimentazione bio che cos'è? È un'alimentazione attenta, ma quando si parla di biologica, biodinamica, cosa sono questi prodotti? Allora, diciamo che non c'è nessun segreto, non facciamo altro che parlare di biologico tornando a quello che era veramente l'agricoltura di parecchi anni fa. Ha avuto uno sviluppo l'agricoltura perché ovviamente ha dovuto seguire un po' l'esplosione, ha dovuto seguire un attimino tutto quello che era il consumo sfrenato, via dicendo, però si sono dimenticati molti valori che con l'agricoltura tradizionale purtroppo sono subentrati, hanno modificato e alcune volte anche in meglio non il prodotto ma la quantità di prodotto, e oggi ci siamo resi conto che effettivamente il prodotto che noi mangiamo non è esattamente quello che noi vorremmo mangiare o quello che mangiavamo qualche anno fa. Di conseguenza l'agricoltura biologica serve per ottenere un prodotto qualitativamente sano, privo di agenti disturbanti, privo di agenti insetticidi, non viene utilizzato il concime chimico, quindi tutta la parte biochimica viene lasciata da parte e l'agricoltura biologica serve proprio per portare un prodotto che sia più possibilmente puro e sano. L'agricoltura biodinamica è un'accentuazione dell'agricoltura biologica che porta a far interagire tutto quello che è i tempi, tutto quello che sono quello che dà il terreno, tutto quello che dà il cielo, tutto quello che dà il pensiero e tutta quella parte un attimino più filosofica che riguarda il cibo, come viene preparato, come viene ottenuto, come viene veicolato e poi dopo prodotto di conseguenza. Quindi è una situazione un attimino più filosofica, se vogliamo. Più elaborata, quindi comunque parlare di bio significa una riscoperta della salute naturale, tradizionale, certo, ma anche un pochino una nuova scala di valori che vanno a ripristinare quello che è puro e pulito. Allora vediamo un pochino, abbiamo iniziato a parlare di alimenti, però sfatiamo subito un mito che occorre sfatare. Allora, gli alimenti bio non sono alimenti ottimi naturalmente, ma in sapore, perché a quel punto non sono più elaborati da noi. No, anzi, sono buoni, ce ne sono di tutti i tipi. Ce ne sono di tantissime varietà, tantissime tipologie. Diciamo che oggi l'assortimento che noi possiamo trovare all'interno del supermercato biologico non è più limitato a determinate produzioni. È un biologico che ormai è alla pari di un convenzionale. Certo, quindi un biologico che ha gusto, che ha sapore, che si trova anche in varie modalità. Ci sono i tipici piatti da single, che sono quelli che abbiamo trovato, certo, qualche anno fa, assolutamente fatti chimicamente, invece adesso per fortuna riscoperta anche nel bio. Lei però ha parlato di supermercati biologici. Allora, esatto, vorrei capire proprio questo, visto che quando è nato il bio c'erano una serie di piccoli punti vendita in cui c'erano prodotti proprio razionalizzati, pochi, invece adesso si può pensare a delle scale un pochino con più gamma di scelta, dove si può fare una spesa a tutto tondo? Certo. Sì? Allora, diciamo che oggi l'assortimento del negozio del biologico è molto ampio. Adesso noi parliamo di supermercato biologico e convenzionale. Quando parliamo di supermercato convenzionale è il supermercato a cui tutti siamo abituati. Va da sé che oggi il biologico su superfici di determinate dimensioni presentano e propongono un prodotto che praticamente paragonabile a quello che è l'assortimento in un supermercato convenzionale. Nel momento in cui io voglio andare a farmi una spesa all'interno di uno di questi supermercati, trovo tutto quello che mi serve per completare la spesa. E diciamo che la gamma è molto più ampia, perché se all'interno di un supermercato convenzionale io trovo
due o tre tipi di paste differenti o quattro tipi, all'interno di un negozio di biologico ne trovo fino a 30, 40 tipi differenti, perché partiamo dal grano duro, partiamo dal grano tenero, andiamo al farro, andiamo al camut, andiamo all'orzo, ci sono tutta una serie di varietà. Senza più perdersi o dover rinunciare a qualche cosa perché non lo si oggi, trova nella propria città. Ecco, oggi devo dire che è così, quindi fortunatamente. Allora, cerchiamo di fare un passaggio in più, di spostarci dall'alimentazione a qualche cos'altro che può essere bio, sempre nella cura di noi. Se volessimo pensare per esempio alla cosmesi, anche qui possiamo trovare un tipo di cosmesi naturale? Allora, qui abbiamo tante aziende che lavorano sotto questo aspetto per quanto riguarda il discorso cosmetico e presentano dei prodotti certificati. Certificati bio cosa vuol dire? Che le sostanze, quindi i componenti dei prodotti che troviamo sono certificati biologici. Ovviamente una percentuale di questi prodotti è certificata biologica, diciamo che i prodotti naturali, quindi tutti i prodotti che sono a base di piante, a base di parti di piante, vi dicendo, sono comunque certificati e su ogni confezione è definito chi certifica, l'ente che certifica il prodotto e hanno noi lo chiamiamo il codice INCI, che sono tutti i componenti del prodotto, hanno dei codici INCI assolutamente trasparenti, perché vengono indicati tutti in etichetta. Tutta la parte di prodotto certificato viene indicata in etichetta e poi all'interno del comparto cosmetico biologico troviamo tutta una serie di prodotti che sono legati a tante situazioni, tipo il cruelty free, quindi prodotti non testati su animali, prodotti con zero nickel e tutti quei prodotti che hanno delle particolari attenzione verso determinate allergie, se certo, vogliamo, intolleranze. Prodotti creati rispettando certe normative, certe disposizioni e che ci fanno ovviamente bene, ma soprattutto avranno un basso impatto con l'inquinamento poi dopo. Direi. Sempre in questi termini, allora cerchiamo di allargarci sempre di più. Una volta che abbiamo pensato noi, possiamo pensare alla nostra casa. Quello che è molto inquinante e troppo spesso ce lo dimentichiamo sono i detergenti per la casa. Anche qui stesso discorso? Qui stesso discorso, l'attenzione particolare su alcuni prodotti dove noi abbiamo il prodotto certificato, l'attenzione particolare è dovuto anche all'utilizzo del prodotto. Quindi nel momento in cui il prodotto viene utilizzato dalla massaia, all'interno ad esempio, non so, io parliamo di detersivi per i piatti piuttosto che per i capi, abbiamo dei prodotti dove all'interno ci sono degli oli essenziali naturali, quindi tanti agenti aggressivi che generalmente esistono negli altri detersivi, all'interno dei detersivi certificati biologici, essendo prodotti naturali, sono meno aggressivi sulla pelle, quindi si possono utilizzare senza determinate precauzioni, se vogliamo. E tutto quel detersivo che poi dopo va a finire nel nostro scarico, poi alla fine perché viene buttato, ha degli impatti ambientali molto bassi perché sono altamente biodegradabili, di conseguenza facilitano anche questo aspetto, insomma, che è molto importante. Ecco, esatto, una cosa che invece io proprio ho notato è che questo tipo di detersivi sono dati attraverso un dispenser, per cui anche qui si limita l'inquinamento riducendo gli involucri e questo. Abbiamo ancora 30 secondi, le dedichiamo, torniamo alle origini, portiamoci un pochino di natura in casa, per cui parliamo un po' di garden, un garden che si può vedere, ammirare, ma anche mangiare, giusto? Certo, ritorniamo certo, qui. Certo. Per cui certo. Le nostre piante dobbiamo sempre ricordarci che poi sono il nostro primo alimento. Allora, ricordiamoci di questo perché è una cosa molto importante, tutto quello che è la pianta aromatica la possiamo trovare quindi certificata biologica e può essere utilizzata immediatamente nel piatto, mentre tutte le altre piante che non sono biologiche devono essere quantomeno inserite e poste all'interno del nostro orto, del nostro giardino e poi consumate nel giro di una quindicina di giorni, non prima di 15 giorni, insomma, ecco. Bene, bene, grazie per averci fatto approfondire meglio questo grazie mondo che è veramente voi. Ampissimo. Alla prossima, torni a raccontarci le novità che arrivano in questo mondo. Tra grazie, pochissimo Alessandra. Con voi, subito dopo la pubblicità, ci rivediamo tra poco.